Eccoci qua con il nostro nuovo appuntamento con Studio Visita Online. Oggi siamo a casa, in studio di Simona Cozzopoli. Ciao Simona, come stai? Ciao Marco, sto bene. Sono, come dici tu, nella mia casa studio, nel senso che le due cose coincidono. Io lavoro da casa, anche perché, come sai, creo delle opere piuttosto piccole, almeno per la maggior parte, quindi riesco a cavarmela a casa. Ho tutto Sei qui. una creatrice di microcosmi. Esatto. Potremmo scappare dentro un tuo microcosmo da questa situazione. Cioè, sto già facendo, nel senso che ti sei creato un microcosmo dove scappare. Raccontami come, dai, fammi sentire il tuo microcosmo. Guarda. Ti dirò che visto che ci impediscono di uscire di casa e non si può neanche più guardare il cielo, ti sei creata il cielo in una scatola o se vuoi in una stanza, perché la scatola è una piccola stanza. Vedo anche dentro tantissimi... Sì, bellissimo. Legami, sì. È sicuramente un'evasione per me creare in questo periodo di quarantena i miei micromondi, forse è la salvezza, perché... Se dovessi pensare a tutto quello che sta succedendo, a questa situazione, sarei molto più ansiosa. Cerco di rilassarmi proprio creando questi mondi dove fuggire. Certo, poi invece bisognerà affrontarla la realtà, non voglio dire che sia sufficiente nascondersi, però almeno in questo periodo a me serve molto rilassarmi, usare il colore azzurro, oppure creare dei rebus. Adesso sto pensando proprio a un rebus che abbia a che vedere con la situazione attuale, perché io mi diverto a creare questi rebus oggettuali. La più soluzione è un messaggio che io voglio comunicare, quindi spesso parto proprio dalla frase che è la soluzione e sostituisco poi le varie parti delle parole con degli oggetti e quindi creo dei rebus. Adesso sto pensando a qualcosa su quarantena, pandemia, infodemia, mascherine, tutte queste parole chiave che ci stanno bombardando, ci stanno distruggendo, almeno tanto quanto il virus forse, nel senso che senza sminuire ovviamente la situazione sanitaria, ma io direi che anche la situazione psicologica poi delle persone rientra nella situazione sanitaria. E questa situazione di arresti domiciliari è pesante psicologicamente, anche fisicamente, perché ad esempio nel mio palazzo ci sono delle persone anziane che non escono più di casa ovviamente e sono preoccupate sul dopo, si chiedono ma riuscirò di nuovo a camminare, perché stando ferma tutto questo tempo, cioè mi sembra quasi una situazione in cui la cura è quasi peggio della malattia, nel senso che si sentono anche virologi che dicono bisogna tenere alto il sistema forte, il sistema immunitario, però restando in casa, non prendendo il sole, quindi la vitamina D, non camminando, deprimendosi perché non si hanno rapporti sociali, non si possono vedere neanche i propri familiari, tutto questo sicuramente non aiuta a rafforzare il sistema immunitario, quindi quasi paradossalmente potremmo dire che sì, c'è una contraddizione di base, dici. C'è una contraddizione. Ci rende più fragili, più probabilmente se siamo troppo in casa, poi la prima volta che usciamo ci diciamo qualcosa, non so. Mi spaventa questa reclusione forzata, così anche ossessiva, questo dover giustificare per forza dove si va, cioè è evidente che se c'è pericolo non creeremo assembramenti. Sembra quasi che ci diano degli ordini come se fossimo dei bambini che non siamo in grado di gestire la situazione. E quindi se io oltrepasso i 200 metri, chissà cosa può succedere. Magari non c'è nessuno, sto camminando da sola. Oppure mi è sembrato di capire che non si possa uscire neanche col proprio compagno o la propria compagna. Bisogna rimanere a distanza di 2 metri. Non è chiaro, perché la caratteristica di questo periodo è non capire le leggi, le ordinanze, i decreti, i consigli. È difficilissimo orientarsi in questa situazione di eccesso di informazioni. Si parla proprio di infodemia per questo, cioè l'effetto poi è proprio l'opposto.
Cioè, tu quando hai letto tutto il giorno queste informazioni, vai a dormire che hai capito qualcosa? Io no, personalmente. Cioè, mi frullano poi le cose in testa perché continuo a ragionarci È su. un rebus, devi scoprirlo. Cioè, questo è un grande rebus, il coronavirus è il super rebus che soltanto quelli attenti lo scoprono, Beh, forse. a fare l'investigatrice, mi sto rileggendo la Costituzione italiana in questi giorni, cerco di capire, non sono laureata in legge, però insomma ascolto avvocati, giuristi che insomma hanno messo in luce adesso questa incostituzionalità di questi vari provvedimenti che sono amministrativi ma non sono leggi, quindi non hanno forza di legge e quindi anche l'autocertificazione e la quarantena forzata è anticostituzionale, almeno stando a quello che ho ascoltato, che dicono questi esperti, è così, però sappiamo che ormai viviamo nel mondo degli esperti che sono in contrasto tra loro, vedi i medici, vedi i virologi, quindi. Sì, viviamo in una situazione dove effettivamente l'emergenza è un'emergenza a 360 gradi, cioè non c'è difficoltà, non esiste nessuno che possa non essere in difficoltà, e quindi io leggo questi contrasti, queste differenze di approcci proprio come un sintomo eclatante della difficoltà, cioè perché se ci fosse stata una strada certa, probabilmente ci sarebbe, non lo so, delle scuole, dei filoni, magari qualcuno contrario, però non essendoci una certezza conclamata è anche difficile. Mi metto nei panni di virologi, amministratori o di chi per esso effettivamente devono far fatica, ma proprio da queste incertezze. Probabilmente attuano dei provvedimenti che magari possono essere non chiari, boh. Poi alla fine c'è sempre la speranza che non ci sia dolo e che sia fatto soltanto per noi, per il bene comune. Questo lo vedremo Però soltanto più avanti. certo, per me è difficile vederla così, nel senso che quando sento delle opinioni così contrastanti, per me è preoccupante la situazione, cioè sentire, ti faccio un esempio banale, la mascherina serve, lasciamo perdere poi se per difendere gli altri o per difendere se stessi. Qualcuno dice che serve, qualcun altro, parlo sempre di esperti, dice che è addirittura dannoso, perché se non usata correttamente si possono creare dei batteri, possono avere degli effetti contrari all'utilizzo. Cioè allo scopo per cui vengono utilizzate. E così si può applicare per tantissime altre cose, per il fatto di rimanere troppo in casa, lontani dal sole che dà la vitamina D e ci si deprime, non si hanno rapporti sociali, tutto questo abbassa le difese immunitarie. Quindi è l'opposto di quello che dovremmo fare tutti in questo momento, cioè alzarle, il che non vuol dire usciamo tutti in massa, però se sembra, ci sono delle categorie a rischio, mentre la maggior parte di noi probabilmente ce l'ha già questo virus, ma è asintomatico e non dà problemi. Io mi chiedo perché non imporre, tra virgolette, la quarantena solo alle categorie a rischio, per esempio. È una delle tante cose a cui sto pensando, non ho nessuna soluzione, però ci sto ragionando ormai da tempo come tutti, perché a furia di informarsi, che vuol dire poi disorientarsi sempre di più, però alla fine uno arriva a delle conclusioni proprie che non saranno da esperti, ma tanto che differenza fa se anche gli esperti discordano tra loro. Quindi Certo. tanti anni esprimere la propria opinione e arrivare a una propria conclusione. È una conclusione che, come ti dicevo prima, in realtà la mia paura più grande è di ritrovarmi veramente in un film distopico di fantascienza dove per uscire, anche quando non ci sarà più la pandemia, bisognerà fornire tutti i propri dati, dire dove si sta andando, da dove si torna Ci magari. incastreremo in una tua scatola, mi sa. In Dai, è l'unica, in un giardinetto, quello che un facciamo. giardinetto.
Guarda. Cosa stai lavorando adesso? Su che cosa stai lavorando? Allora, questa vabbè è una vecchia, era per dirci possiamo scappare dentro questo giardinetto. Allora, adesso sto lavorando. Una è l'ultima opera proprio che ho realizzato, è questa che ti ho fatto vedere prima. E vabbè, fa parte di una serie, no? Sono i Sì. tempi, no? Questi cerchi di cielo da osservare, in cui osservare il volo degli uccelli e trarre gli auspici. Poi, ecco, le ultime opere sono state influenzate da tutta questa situazione, perché sai che di solito io, aspetta, cerco di metterla, Sì, ecco, ok. di solito faccio queste coppie di carte, sia uomo-uomo, donna-donna, uomo-donna, e normalmente si baciano, sono vicini, si Adesso abbracciano. c'è il distanziamento sociale. Adesso c'è la distanza di sicurezza, assolutamente, ci sono Le queste mascherine. mascherine che veramente sono il simbolo di questa follia, e c'è comunque il cuore, però ecco, io ho scritto delle frasi come sfondo, come titolo di queste bacheche, in cui metto l'accento proprio sulla troppa informazione, sull'eccesso di informazione, più che Leggimi cosa c'è scritto in queste. sono in latino, allora, in cui c'è scritto amor post veritatis temporibus, cioè l'amore ai tempi della post verità, cioè questa situazione, quest'epoca in cui esiste la verità, boh, tutto è vero e anche il contrario di tutto, quindi non si sa. E qui invece amor de morbo info de mie temporibus, cioè l'amore ai tempi dell'infodemia sul morbo, sulla malattia. Questo è l'altro lato Certo. importante, non poter neanche capire, non poter, al di là appunto delle libertà personali che ormai sono totalmente violate, e vabbè, ma non poter neanche capire cosa è meglio per sé, cosa è meglio per gli altri, non è un discorso egoistico il mio, è cosa è meglio per tutti, non è possibile. Questa è la cosa più sconcertante per me, oltre ovviamente, vabbè, l'altra cosa sconcertante è l'assenza di attrezzature sanitarie negli ospedali, cioè possiamo anche avere la Fashion Week e tutte le week possibili e immaginabili, ma se non abbiamo ospedali attrezzati in E sicurezza. dobbiamo ricostruire. Speriamo che questa esperienza ci porti a ritarare quelli che sono i valori. Davvero, le priorità, sì. Senza nulla togliere, appunto, figurati all'arte, alla moda e a tutto quanto, che sono cose che interessano ovviamente anche a me. Però trovo contrastante questo essere al primo posto su tante cose, poi arrivare in una situazione in cui addirittura bisogna bloccare tutto il paese per una pandemia. Chi dice che è davvero una pandemia, chi dice di no. Vabbè, in ogni caso è tutto bloccato, cioè. Questo è anche un problema, tra l'altro, per gli artisti, perché le mostre non si Eh fanno beh, più. certo. È un problema. Appunto, sotto profilo della fruizione, tu ti sei fatta un'idea, un'immagine, un qualcosa di come potrebbero essere fruite le tue opere virtualmente, se è possibile fruirle virtualmente. Allora, vabbè, fruirle virtualmente è possibile come per tutte, ma è un limite, ovviamente, non è la stessa cosa che vederle dal vivo. Tra l'altro, io in questo periodo ho delle mie opere esposte, tra l'altro in un'erboristeria, che è una delle pochissime categorie che rimane aperta. Quindi c'è questa vetrina qui in zona dove abito io. Ma io spero innanzitutto che prima o poi si possa tornare a rifare le mostre, che si possa tornare alla normalità. In alternativa, a parte internet, che mi sembra molto limitante in questo senso, sai cosa ho pensato? Siccome le mie opere sono piccole e richiedono anche un'osservazione attenta, ravvicinata, ma anche organizzare magari a casa mia, che è comunque piccola, però per appuntamento, due o tre persone massimo alla Sì, una sorta volta. di studio visit, però legati un pochettino più. Quello potrebbe essere carino perché intanto ci sarebbe proprio una selezione di persone realmente interessate, Certo. quindi non più il luogo affollato, sai che io ho fatto mostre in città, Sì. ecco. Potrebbe essere forse un'alternativa. Sì, forse diciamo che questa roba può servire, come mi hanno anche detto altri artisti, come un
uno stimolo per riportare magari al centro le opere d'arte rispetto che l'evento e la mostra, perché tante volte la gente va perché alle mostre o alla vernissage perché ci va questo piuttosto perché più, è più un evento, cioè più che l'opera d'arte. Questa roba magari riducendo la capacità di fruizione riporta magari l'opera al centro dell'attenzione, quindi magari ci vanno 10-15 persone e puoi cogliere di più l'essenza artistica. Sì, certo. No, direi anche meno perché la casa è piccolina. Sì, però sì, sì. Ci siamo no, ma dico, cioè, ipotizzando anche in mostre, in musei, in gallerie, cioè, non sarà più possibile, almeno nel breve termine, queste folle che hanno sempre caratterizzato, quindi nel breve termine, cioè io veramente spero di poter di nuovo rientrare in un museo perché se no sì, probabilmente si potrà ancora, però magari con meno persone, cioè entri dentro di meno persone, forse avrai più spazio per te, per vedere meglio le cose. Quello sicuramente, non è neanche bello quando si va nei musei, bisogna aspettare che le persone si spostino dal quadro, quello sicuramente, però insomma sarà un bel cambiamento. Vabbè, vedremo, vedremo, dai. Vedremo. Ascoltami, noi facciamo sempre un manuale di sopravvivenza alla quarantena dove un po' giochiamo su che cosa stiamo facendo, tanto per drammatizzare l'emergenza e l'evento. Ti dico delle cose e tu per assonanza dammi un feedback su qualcosa. Ascolti musica in questo periodo? Stai ascoltando della musica? Allora, sì, sto ascoltando della musica, però sono dei trattamenti vibrazionali. Oddio. Oddio. Allora, li compone il mio compagno. Sono delle musiche che hanno dei benefici a livello proprio cellulare, producono degli effetti o rilassanti o energizzanti in base agli intervalli musicali che contengono. Lui li ha composti proprio per una poltrona prodotta da un'azienda che vibra e contemporaneamente in cuffia si ascoltano queste musiche e c'è una sorta di ginnastica cellulare. Certo. In questo periodo, mentre lavoro, ascolto proprio questi trattamenti vibrazionali rilassanti. Poi alterno anche, il mio compagno è anche cantautore rock, quindi ascolto poi anche le sue canzoni. Ok, quindi ascolto questo genere. Sei costretto a sentire la sua musica. No, non sono costretta, mi fa piacere. Okay. Suona, abbiamo pianoforte, abbiamo... Certo, quindi va benissimo. Libri, mi hai detto che stai leggendo la Costituzione. Sì, quello è un bel ripassino utile, però no, vabbè, sto finendo di leggere Commedia dell'arte moderna di De Chirico. De Chirico è uno dei miei artisti preferiti, però è veramente interessante anche come scrittore, cioè non solo come pittore, come scultore. Quindi mi sto facendo una bella panoramica anche dei suoi gusti artistici, perché lui era anche critico d'arte, quindi ha scritto sì, certo, molte cose. E poi sto rileggendo per la seconda volta Il castello dei destini incrociati di Calvino, che è proprio il libro che... non so neanche dirti se è lui che ha ispirato le mie composizioni con le carte o se prima le ho fatte e poi mi sono resa conto che erano... Che erano... Cioè non me lo ricordo più. Però questo libro fantastico dove Calvino inventa delle storie in base ai tarocchi, cioè lui li dispone sul tavolo, prova varie combinazioni, associa tra di loro le figure e fa venire fuori delle storie. Questo è bellissimo. Cioè lui le inventa perché le trova. Sì, sì, sì. No. Invenire, in latino vuol dire trovare, quindi inventare in realtà è trovare qualcosa che c'è già. Ed è un po' il mio metodo compositivo nei miei micromondi. Quindi c'è questa assonanza, avevo voglia di rileggerlo magari per trovare anche qualche spunto in più. Televisione mi hai detto che non ce l'hai, quindi niente, eviti. Guardo dei film al computer, oltre ai video per informarmi, però quando non ce la faccio più sulla questione virus, guardo una bella commedia italiana anni 60, con Tognazzi, con Sordi, con Manfredi, okay, e Glass, e vedo per svuotare la mente, per svuotare la mente. Sì, esatto, poi proprio vecchi anni 60, in modo che non si vedano cellulari, non si vedano droni, non si
Non si vede la tecnologia che avanza. Ascolta, invece, sotto il punto di vista del fitness, del beauty, dell'outfit, come sei, come la stai vivendo? Fai qualcosa, cammini in giro per la stanza, esci, Vabbè, poi tu io amavi camminare, giusto? amo camminare, esco a prendere il pane, faccio quello che mi è consentito, vado in posta a pagare le bollette. Per fortuna non le pago online, così posso uscire un po'. Cioè, siamo arrivati a questo punto. Quindi sì, no, faccio quello che è consentito. Certamente cerco il più possibile di uscire, a parte che faccio la spesa per me, faccio la spesa per mio papà, quindi ho qualche pretesto per uscire. Fitness, vabbè, no, non fa per me. Per me la ginnastica in realtà sono le passeggiate, che non si possono fare. E l'outfit? Beh, siccome esco comunque per andare a prendere il pane, fare la spesa, chiaramente Vedo che sei, tutto non sei da tuta tutto il giorno, non sei da tuta, da pigiama. è... No, non mi piace, assolutamente. Ok. Ascolta, l'ultima domanda, poi ti ricaccio nel tuo mondo, ti Ok. metto nella scatola, chiusa nella tua box casa. Ci vado anche volentieri, è piacevole. Aspetta, prima di farti una domanda, non hai difficoltà a recuperare il tuo materiale, le carte, cioè, ce le Allora, è un problema, ho delle scorte sia hai? di carte che di scatole, però di cornici, però finiranno queste scorte. È un problema, io non vedo l'ora di poter di nuovo rientrare in un mercatino dell'usato. Questo è un problema perché non immagino assolutamente di acquistare online perché vorrebbe dire, cioè, cosa cerco? Per me il senso era entrare nel mercatino e lasciarmi E lasciarmi leggermente ispirare. sì. Non entravo assolutamente con delle idee preconcistituite, a meno che non mi servisse una cosa in particolare. Quindi per me è veramente un problema. Non saprei, sì, il mazzo di carte lo potrei comprare Vabbè, online. quando ci vediamo, ricordati che io ho sempre le carte da darti, c'è Ma un bel po' di carte. anzi, avresti dovuto darmele prima perché adesso vedi. Però tienile Vabbè. via, tienile Le via tengo perché. via, le tengo via. Grazie. Va bene, quindi ultima domanda, che cosa c'è proprio che ti viene così distinto? La prima cosa che vorrai fare quando diranno apriamo le porte, potete uscire tranquillamente senza certificazione? Allora, una lunghissima camminata senza alcuno scopo. Guai a chi mi chiede perché sei uscita. Ok, senza meta. Senza meta, possibilmente in un parco, mi manca tantissimo il verde, cioè ho il giardino condominiale, però insomma voglia proprio di andare in un parco grande, di stare un po' veramente sul prato. E magari dai anche un caffè al bar, in questa lunga Ok, passeggiata, una pausa a caffè in un ci sta. tavolino aperto ci sta. Va bene, Simona, ti ringrazio della chiacchierata, ti ringrazio di averci fatto entrare nel tuo mondo intimo, nel tuo microcosmo casalingo e artistico. Ci Ringrazio vediamo presto, mi raccomando. anche a te. Certo, presto. Ricordati Ciao, la ciao. mia. Ciao. Ciao, ciao.